oggi soltanto gli stolti pensano di poter bastare a se stessi. È evidente che la forza di questo gruppo è sicuramente nelle navi, nella passione, nell'impegno, nella presenza di una famiglia, io lo ripeto perché è lì la vera forza, nelle risorse che hanno deciso di sposare questo progetto dedicando anche passione e il proprio tempo. Ma è fatto anche di tutto ciò che è a contorno, ed è evidente che vale declinato in qualsiasi situazione, in qualsiasi contesto. Una nave non funziona se un porto non funziona, una nave non funziona se le strade non sono congeniali, una nave non funziona se si lavora a rilento, come si fa a pensare? È troppo ovvio per essere raccontato. Deve funzionare il sistema, non si è distanti, si è partner e una nave che funziona, ripeto, fa sistema con il mondo circostante. Stolti sono quelli che pensano che una nave o l'arrivo di migliaia di passeggeri possano essere d'intralcio alla vita di una città. Che cosa offrite, che cosa dite ai visitatori per convincere della validità di questo progetto? Intanto c'è il nome, il brand Grimaldi è un brand forte, è vero, non basta. La tradizione sicuramente è sinonimo di sicurezza, però non basta. Ci siamo noi a raccontare quello che abbiamo fatto, ci siamo con le nostre facce. I low cost hanno tanto di positivo, ma di negativo il fatto che si parla con macchine. Noi ci siamo qui a raccontare, siamo in assistenza dietro questo forte brand, dietro queste navi importanti, dietro queste navi giovani, perché ricordiamoci che la nave è un po' come l'auto, tu ci cammini su una nave, su una macchina troppo vecchia, forse no. Scegli una nave giovane che sicuramente ha delle caratteristiche più performanti. Quindi ci sono le navi, c'è il brand, ci sono le navi, ci sono le persone che raccontano, ci sono le destinazioni che rappresentano accanto alle navi quello che poi, io dico sempre ai miei colleghi, alle persone che lavorano con me. L'azienda ci ha dato degli strumenti potenti, noi abbiamo una Ferrari, dobbiamo soltanto farla andare veloce, io amo tanto guidare.